Florentina, bună ziua! Bună Bună ziua! ziua, Alina, bună ziua, Ani! Bună ziua! Bună ziua! Raccontaci un po' cosa succede, Florentina, vai pure. Povestește-ne ce se întâmplă, Florentina, te rog. Da, eu am probleme cu fica mea care are 25 de ani. A fost sau este încă, nu știu sigur, cel puțin de vreo 2 săptămâni numai a fost dependentă de droguri, alcool. Nu C'ho face. dei problemi con mia figlia Jasmine, che ha 25 anni, da 2 settimane praticamente è dipendente di droga e alcol. Tot timpul și starea ei sufletească și psihică este deteriorată. Îmi spune că aude voci în capul ei sau că miroase, eu știu, ceva care nu miroase așa. Plus că atunci când vorbește nu are niciun sens în frazele pe care le face, adică. Lei praticamente dal punto di vista animico e anche psicologicamente è tutto deteriorato, diciamo, sente delle voci nella testa, sente degli odori che non dovrebbero essere quelli conosciuti, sente un strano odore e questo. Ah, c'è Jasmine. C'è Mi Jasmine. fai parlare con lei? Jasmine, fino a puțin. Fino a puțin. Ok, atunci lasă, face pentru mine, du-te. După cum ați văzut, nu se poate. Ok, bene, Jasmine. Che dice? Se posso sapere? Ce zicea, dacă poate să știe? Deci ea spune că nu, adică nu este de acord, nu crede în această chestie și tot timpul are, adică ori o sună pe prietena mea din Israel, ori sună pe fratele meu din România. Și tot așa vorbește fără niciun sens, adică. Lei è venuta a dire che non è d'accordo, che lei non crede in questa cosa qua. E sta chiamando mia amica dall'Israele, il mio fratello in Romania e parla così senza alcun senso. Vabbè, andiamo avanti. Mergiamo avanti. În afară de asta, de 5 ani de zile nu face absolut nimic, nu mai stă acasă. A fost 3 luni în psihiatrie, dar nu știu dacă a luat medicamente, dacă i s-au dat medicamente, pentru că era majoră și nu mi se dădea niciun fel de informație. Da 5 anni sta a casa e non fa assolutamente niente. 3 mesi fa, acum 3 luni, hai zis che ha fost in Da. psichiatria. Nu, Tre nu, mesi. a fost 3 luni, asta s-a întâmplat în 2016 sau nu mai știu când. Nel 2016 è stata ospedalizzata nella psichiatria per 3 mesi. Non so se gli hanno dato dei farmaci perché essendo già maggiorenne non mi hanno dato informazioni. Deci diagnosticele medicale sunt psihoză cu halucinații, depresie și plus că i-au găsit acum așa numita boală White lesion, este deteriorarea materiei albe în partea frontală a creierului. Praticamente gli hanno diagnosticato la depressione, una nuova malattia che si chiama White lesion, che è la deteriorazione della materia bianca nel lobo frontale del cervello e anche psicosi paranoide con allucinazioni. Vabbè, io direi che possiamo cominciare a meno che tu non abbia altre informazioni interessanti. Io aș zice că putem începe, doar dacă nu ai alte informații interesante. Alte informații nu am, adică. Vale, ok. Florentina, io intenterò mettere in ipnosi anche te.
Io sono Cher Florentina, state inducendo ipnosi cipetina. Ok? Quindi Ok. ti farò un'induzione corta perché solo mi interessa che tu entri in ipnosi se hai un'alta suscettibilità. Os ve faccio induxi escurto, ma interesează dacă ai o suscettibilità în alto, doar în acest caz voi lucra cu tine. Ok? Rimarrai con gli occhi chiusi durante tutta la sessione, ogni tanto ti farò delle domande. Perché nel caso tu non ricevessi delle informazioni, subito dopo il conteggio io comincerò la sessione con Ani e la conversazione con Ani potrebbe cominciare a farti co-creare con noi e quindi anche a visualizzare. Pe tot parcursul sesiunii am să te rog să stai cu ochii închiși. Eu o să te întreb câte ceva din când în când, chiar dacă nu intri în profunzime, însă dacă nu vei intra tu, voi continua, voi intra direct cu Ani în sesiune, însă te rog să stai cu ochii închiși, deoarece pe parcursul sesiunii vei fi din ce în ce mai în profunzime și vei putea co-crea cu noi. Beh, adesso io conto da 10 a 1 Ok. così tu ti rilassi. Acum voi număra de la 10 la 1 și tu te relaxezi. 10. Adesso conto da 1 a 3. Acum număr de la 1 la 3. E tu vai ad un ricordo o ad un sogno. Iar tu vei merge la o amintire sau la un vis? Cosa stai ricordando? Ce ți amintești? Nimic deocamdată. Per il momento niente. Bene, rimani così con la mente vuota. Bene, rămâi așa, cu mintea golită. Anni, tu come la vedi? Ani, tu cum o vezi? Io percepo un război energetic în timpul somnului, între ea și fata. Io percepisco una guerra energetica durante il sonno tra lei e la sua figlia. Attraverso lei, attraverso Florentina, arriva a Jasmine, la figlia, e dimmi come la vedi. Prin intermediul ei, al mamei Florentinei, aggiungi la fica ei, Jasmine, și spunem cum o vizualizezi. O vizualizez de culoarea negru, ce învârte în continuu
o energie. La vedo scura, nera, di colore nero e sta girando un'energia. Deschide un portal, ceva se joacă cu energie și o manipulează pe mama ei. Apre un portale e la sta manipolando in questo modo alla sua mamma. Ok, lasciami con Jasmine. Lasciamo con Jasmine. Jasmine. Ciao Jasmine. Buona Jasmine. No. No, cosa? C'è nu. Non vreau Non să stau aici. voglio stare qui. Plecăm? Andiamo via. Non, corpo sta non place. No, in questo corpo non mi piace. Dove vuoi andare? Non dovrei sa te duci. Non ti interessa. Non ti deve interessare. Andiamo via insieme? Mergem, plecăm împreună? No, non te plac. No, non mi piaci. Cu Con chi vuoi andare via? cine vrei să pleci? Am cu cine? Io ho con chi andare. E con chi vai? Și cu cine pleci? Yasmin? Con chi vai? Cu cine? Jasmine. Con Jasmine. E tu chi sei? Cu Jasmine? Și tu cine ești? Jasmine? Ok, Jasmine, dimmi chi c'è con te? Jasmine, spune-mi cine este cu tine acolo? Vrei să te joci? Vuoi giocare? Hai să ne Sì, giocăm. dai, giochiamo. Da. Dai, allora, giochiamo. Come vuoi giocare? Cum vrei să ne giocăm? Urât. Di brutto. Vai, andiamo. Hai. Vedi, a me queste cose piacciono. Vezi? Mie lucrurile astea îmi plac. Și mie. Anche a me. Dai, comincia tu, ti do questo privilegio. Hai, incep tu, îți dau acest privilegiu. Vreau să vorbesc prin ea. Voglio parlare attraverso lei. Prin Lei chi? intermedio cui vrei să vorbesti? Mami. Attraverso la mamma. Ma la mamma non ha tanta suscettibilità. Dar mamma non ha suscettibilità ipnotica in alto. Non ti piace Ani? Non splaciani. Mi strange. Mi stringe. Aspetta, le dico ad Ani che ti lasci più libero. Aspetto, îi spun lui Ani să te lase puțin, să te lase Ani, liber. Ani, Da. disconnetti. Deconectează-te, Ani. Lascia questa energia canalizzarsi più liberamente, Lasa această energie să fie canalizată un pic mai liber, ok? lasciami con lui lei. Da. Lasă-mă cu el sau ea. Adesso sei più libero. Acum ești mai liber. Come va? Cum te simți? Va meglio? Da. E mai bene? Da, Da. ma è Sì. largo. Sì, sto meglio, più largo. Come ti chiami? Cum te numești? Ashmin. Ashmin, che bonito nome, che un bel nome. C'è un nome famoso. Ashmin, da dove vieni? Da onde vieni? Altra parte. Dintr-o altra E parte. come si chiama quest'altra parte? Și cum se numește această altă parte? Luna. Ok, dalla Luna. E perché dalla Luna vieni a cercare Jasmine sulla Terra? Și de ce vii de pe lună să o cauți pe Jasmine aici pe pământ? Ia mă caută. Lei mi sta cercando a me. Ok, dai, giochiamo. Come vuoi giocare? Bine, hai să ne jucăm. Cum vrei să ne jucăm?
Orecchio. Di brutto. Dai, continua, comincia. Ah, continuo, incepi. Ancina Sadao. A chi devo colpire? A me. Femmine? Per mamma. No, alla mamma. No, tu devi giocare con me, mica con la madre. No, tu trebuie să joci cu mine, nu cu mama ei. Nu avem contract, nu colaborez cu tine. Noi non abbiamo un contratto, io non collaboro con te. Lo facciamo subito allora. Adesso Facciamo immediata, Tunci. al mio 3, noi stabiliamo una connessione, tu ti connetti con me. Acum la trei vom stabili o conexiune. Tu te conectezi cu mine. 1, 2, 3. Collegati. Conectează-te. Come ti senti? Come te senti? Bene. Ti piace allora? Îți plac atunci. Non mi uit prea mult la tine. Non ti guardo troppo. Vabbè, cominciamo, dai, colpiscimi. Hai să începem, lovește-mă. Nu-mi convine să mă joc cu tine. Non mi piace tanto giocare con te. Hai detto che devi giocare, che vuoi giocare, adesso giochi. Dai, Hai detto che vorrei să te joci, acum joci. colpiscimi. Hai, attaccamo, lovește-mo. No, mi stai facendo il solletico, eh? Oi, mă gâdile, Dai, vieni qua, non avere paura. Colpisci. eh? Hai, vieni aici, non si è frica. Attacco. Ok, ti colpisco io, dai. Adesso Hai che te lovesc io. sai cosa faccio? Ti stringo sul collo e non puoi respirare. Acum știi ce o să fac? O să te strâng de gât și nu o să poți respira. Ecco, sto stringendo il collo. Iată, îți strâng gâtul. Non puoi respirare. Nu poți respira. Però puoi parlare giusto per dirmi qualcosa. Însă poți vorbi doar pentru a-mi spune ceva. Puta. Ah, puta madre. Ok. Florentina, tu cosa stai vedendo? Florentina, tu ce vezi? Nu văd nimic, doar întuneric și niște onde violete. Solo buio vedo e delle onde violace. Viola. Ok, adesso Ashmin mi lasci con Jasmine. Acum, Ashmin, mă lasci cu Jasmine. Tot eu. Sono sempre io. Lasciami con lei. Lasciamo qui. Mi Jasmine, mi senti? auzi? Jasmine? Da. Ok, guarda, guarda come mi sono collegato con Ashmin. Privește cum m-am conectat eu cu Ashmin. Come mi vedi? Cum mă vezi? Vă văd la o distanță. Vi vedo a una certa distanza. E come ci Da, vedi? avete o connessione. Però ci avete sì una connessione. E come. E tu? Come sei collegata a lui? Tu, in schimb, come ești connettato con lui? Tutto corpo lo Tutto il corpo vedo. vedo. Ok, e adesso che io gli ho messo una Ciao. mano nel collo, tu cosa vedi? Acum că eu i-am pus o mână la gâtul său, tu cum vezi? Îl văd că poate să respire. Lo vedo che lui può respirare. Sì, lo sto facendo respirare, però male. Da, lasă respire, însă cu greu. Da, percep că are energie pentru astfel de jocuri. Sì, percepisco che c'ha energia adatta per questo tipo di giochi. Ok, adesso stringo ancora di più la sua gola. Ecco, Acum îl voi strânge și mai mult de gât. dimmi cosa vedi. Uite așa, spune-mi acum ce vezi.
Zipolamine. Mi sta strillando. Certo. Vino a me. Che mi Che io accolga. Che non vorrei ossessionarsi. io non voglio questa sessione. Lo vedi? Lo vedi come cerca di liberarsi? Hai Vedi come cerco se sei liberese? visto? Mi è bastato collegarmi a lui per prenderlo. Hai visto? Mi ha attribuito che siamo connessi la IEL per entrare libera. Perché quando qualcuno entra nel tuo spazio, entra nel tuo potere. E così lui è entrato nel mio. Deoarece atunci când cineva intră în spațiul tău energetic, intră în puterea ta. E io sto usando il mio potere su di lui. Anche Iar eu îmi folosesc puterea mea asupra lui. tu puoi utilizzare il tuo potere su di lui. Și tu, în același fel, îți poți folosi puterea ta asupra lui. Solo che. Non pot. Non posso. Se, infatti, siccome tu pensi che non puoi farlo, e allora non lo fai. De fapt, tu crezi che non posso farci, e atunci non lo faccio. E lui ci marcia sopra. Sta Iar el profita di acest lucru. usando il tuo stesso potere creatore. Și îți utilizează puterea ta creatoare. Sai che tutto quello in cui credi, lo crei. El știe că în tot ceea ce crezi, tu creezi. E tu stai creando il tuo limite. Iar tu îți creezi limitarea, limita. Ti piacerebbe togliere questo limite? Ți-ar plăcea să-ți elimini această limită, limitare? Lascio soffocare. Te las să-l sfoci. Vuoi Vrei farlo, să Jasmine? suffer și eu. Vrei să o faci, Jasmine? E ca și cum suffer și eu. El mi-a zis că mi-a furat tot. È come soffrissi anch'io. Lui mi ha detto che mi ha rubato tutto. Certo, e tu ci credi, no? Bineînțeles, și tu crezi Se asta, tu nu? ci credi, crei questa situazione insieme a lui. Dacă tu crezi acest lucru, creezi această situație împreună cu el. Lui non ha preso niente. El nu ți-a furat absolut nimic. Sei tu che hai preso. Ești tu cea care ai luat. Tu hai preso lui. Beh, Tu l'hai prins pe el. adesso dimmi, dove senti paura? Acum spune-mi, unde simți frica? Capo, mă doare capo. La testa, mi fa male la testa. Inima. Cuore. Mi ha zis che mi ha luato inima. Mi ha detto che mi ha preso il cuore. Dove senti tu paura? Unde simți frica, energia fricii? Corpo. Dappertutto, in tutto il corpo. Ok, guarda, io adesso lo uccido e tu mi dici come ti senti. Bene, io acum îl voi uccide, iar tu îmi vei spune cum te simți. Adesso guarda, stringo di più sul collo e lui muore soffocato. Acum îl voi strânge și mai mult de gât, iar el va muri suffocato. Ecco, sta soffocando, guarda. Privește-l, se suffoca. Guardo le sensarie. Uită-te la el, îi lipsește aerul. Anzi, lasciami con lui, voglio vederlo morire. De fapt, lasă-mă cu el, vreau să-l văd cum moare. Sta soffocando. Te sufoci. Cine crezi că ești? Chi pensi di essere? Non puoi più respirare. Non mai puoi respirare. Non puoi più parlare. Non mai puoi vorbi. E stai per morire. Și ești pe moarte. Voi moriți. Voi morite. Stai morendo tu. Nu, în schimb, tu ești cel care va muri. Ok, lasciami con Jasmine. Ok, lasă-mă cu Jasmine. 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 Però devi lasciare uccidere, Jasmine, trebuie să mă lași să-l ucid. eh? Dimmi se hai paura. Cioè, scusa, dimmi dove hai paura di lui. Spune-mi unde simți această frică, unde simți că ți este frică de el. Se hai paura, lui fa resistenza. Dacă ți este frică, el face rezistență, opune rezistență. E non M-am ubbidisce. obișnuit cu el. M-am obișnuit cu el. Mi sono abituata con lui. Vabbè, dove hai paura? Bene, spune-mi unde simți frica. Inima.
Cuore. Cuore, dai, prendi questa paura e estraila dal cuore. Aduno zaciasto frico extragio di inima. Quando è fuori, hai paura, certo, però appena l'hai estratta dal cuore non ne avrai più. Momentum care ove extrage di inimo, non so mai, non so mai fie frico. Quando l'hai estratta, dimmelo. Quando hai focuto annunciamo. Ok, posso farlo io per te? Posso fa che io per tutine? Bene, Da. adesso con il tuo permesso io appoggio le mie mani sul tuo petto. A comunque permessi una taglia o un voi pone mini le pepi tutto il tau. Come senti le mie mani? Come sims mini le mele. Arte ci va. Brucia qualcosa. Bene, adesso entro nel petto e prendo la paura. Senti A cum intro un piatto il tau si ad un frica. come prendo la paura. E Sims come ad una c'è sto frica. adesso la estraggo. E ora come extrago. Fuori. Faro. Già è fuori. Deja sta faro. La butto via per un portale. Shuarum printr un portal. E la paura è scomparsa. E ar frica ha disparut. Come ti senti, Jasmine? Cum te sims, Jasmine? Mai usare dar forte controllata in zona capoli. Più leggera ma molto controllata a livello della testa. Se Hai paura? frica. Non cana niente. No, come prima, no. Ma sinta mezzita. Mi sento stordita. Bene, Bene, adesso lasciamelo uccidere. a cum lassomo se lucid. Ashmin, adesso non puoi respirare. Ashmin, a cum nu mai pos respira. Stai morendo. Esce per morte. Al mio tre muori. La 3 esce morto, muori. Uno. Sei morto. Es morta. Jasmine? Da. Cosa vedi? Che vedi, Jasmine? Alvet. Lo vedo. Cosa vedi? Che vedi? Alvet puțin. Deranjata, dico slăbit puțin. Lo vedo un pochino disturbato, indebolito. Ok, adesso andiamo indietro nel tempo. Ok, a cum vo merge un po' in tempo. Andiamo al momento dove tu hai avuto il primo contatto con lui. Mergemo un momento in cui tu hai avuto primul contact cu el. Dove sei? Undești? Camera. Nella stanza. Come ti chiami? Come te nomesti? Ashmin. Quanti anni hai? Ne hai? Phil. Bambino. Bene, dimmi che succede. Spunem ce se întâmplă. Dorm singură și la un moment dat simt un vânt. Simt o priză, așa. Dormo e a un certo punto sento un vento, come una brezza. Osservati dall'alto. Osservo te de sus. Da, percepo energie care si apropie la zona capului. E ca o spirală, ceva se învârte din încet în mai repede. Sì, vedo un'energia che mi viene addosso, è come una spirale a livello della testa che gira all'inizio più piano e poi più veloce. Ok, e che In succede? această energie ies foarte multă bucurie. Simt cum cineva râde, se joacă. Aud voci de copii că se joacă.
Da questa energia esce l'energia dell'allegria, sento come ridono, come giocano dei bambini. Ok, osserva la vostra. No, prima di tutto identifica questa energia, leggi il suo codice genetico. Mainti de toate identifica această energie, citește codul genetic. Este foarte înalt, Molto alto, negru, scuro, Che forma più o sì. meno? Are Sembra un. colt, ce formare, mai mult sau mai puțin. Are colt și sta în picioare. C'ha dei denti aguzzi e sta in piedi. Assomiglia a un animale? Ha Semmano con un quadra. animale? C'ha una coda? È un verde inchis, da mai mult spre negru, e negru. È un verde scuro, ma più nero. E che forma ha? Sembra qualche animale? Si assemblano con un animale? No, non vedo che schimba forma. No, vedo che muta forma. Ok, adesso ascolta la vostra conversazione subliminale. Cosa vi dite? Acum ascolto conversația voastră subliminale, ce vă spuneți? Hai să te joci cu noi. Vieni a giocare con noi. E E tu cosa gli dici? tu ce îi spui? Da, mă cheamă energetic, cred. E ceva energetic, văd cum și cum ies din corp. Però mi chiama a livello energetico, vedo come esco fuori dal mio corpo. E tu perché vai con lui? Și tu de ce te duci cu el? Aud copii, se joacă, râd, aud în continuu o voce de copil. Perché sento dei bambini come ridono e giocano e sento in continuazione una voce di un bambino. Vedi? Lui ti fa credere che andrai a giocare con i bambini, ma invece ti sta mentendo perché guarda poi cosa è successo in futuro. Vezi, el te minte spunându-ți că te vei duce să te joci cu copiii, în schimb privește ce se întâmplă în viitor. Sono tutti presi. Sono tutti presi. Infatti, adesso che tu lo sai, puoi dirgli di no, che tu non vai a giocare con nessuno. Așa este, hai dreptate. Acum că tu știi asta, îi poți spune că nu mergi, că nu te duci să te joci cu el. Dimmi che succede. Și spunem ce se întâmplă. Îi spun că vreau să mă joc cu mama, nu cu vocea asta, dar insistă. Glielo dico, gli dico che voglio giocare con mia mamma, non con questa voce, però insiste. Ok, e allora siccome insiste e ti sta dando fastidio, tu gli dai un bel calcio nel culo e lo fai sparire dalla finestra. Bene, văzând că el insistă, acum tu îi dai frumos un șut în fund și vezi cum el dispare pe geam. Pronta? Bene, Ești pregătită? al mio tre lo spingi verso la finestra e lui scompare. La numărul 3 îl vei împinge spre fereastră, iar el dispare. 1, 2, 3. Hai visto? Hai văzut? Dimmi che è successo. Spune-mi ce s-a întâmplat. A plecat, dar văd că intră prin altă zonă. Se n'è andato, però vedo come rientra da un'altra parte. Da dove rientra? Pe unde intra? La camera mamei. Entra dalla stanza di mia mamma. Ok, allora, tu gli hai già tolto una autorizzazione e quindi già è uscito dal tuo spazio. Deci, tu deja i-ai revocat
o autorizzazie. Quando io ti dicevo che l'avrei ucciso, semplicemente l'avrei eliminato dal mio spazio, sarebbe scomparso. Quindi eu ți-am spus că l-am eliminat. Asta însemna că l-am eliminat din spațiul meu energetic. Però se lui rientra da un'altra parte, significa che c'è qualche altro tipo di permesso da qualche altra parte. Însă el, dacă reușește să intre prin altă parte, înseamnă că există o altă autorizație, permisiune pe undeva. Osserva esattamente da dove rientra. Observă cu esattitudine pe unde reintră. Intră, iese din camera părinților mei și intră la mine, dându-mi impresia de liniște și îmbrățișare părintească. Esce dalla stanza dei miei genitori, entra nella mia stanza, dandomi la sensazione di pace e tranquillità, quella che ti trasmettono i genitori. Osserva perché entra attraverso i genitori. Cosa dice loro? Spune, osserva de ce intră prin intermediul părinților, ce le spune lor. Nu aud. Non sento. Avvicinati e ascolta. Appropriate e ascolta. Ce Cosa dice loro? le spune parenzi lor tăi? Am eu grijă de el. Îl protejez eu. Che mi prendo cura io di lui, lo proteggo io. E loro, i tuoi genitori, cosa dicono? Și părinții tăi ce spun? Părinții mei simt o energie din exterior ca o ceva ce dorește binele umanității sau a oamenilor și atunci e ca și cum sunt foarte fericiți că au o protecție divină. I miei genitori sentono un'energia esterna, una che vuole il bene dell'umanità e loro sono felici e contenti per questa protezione divina. Bene, fai vedere ai tuoi genitori il futuro se loro accettano che questo essere stia con te. Foarte bine, acum arată-le părinților tăi viitorul. Dacă ei acceptă ca această ființă, entitate, să stea cu tine. E adesso che hanno visto quello che succederà in futuro, chiedi loro se veramente vogliono lasciarlo passare. Foarte bine, acum că ei au văzut ce se întâmplă în viitor, întreabă-i dacă vor să mai accepte și să-l lase. O percepe mama cum ia această energie și o aruncă pe geam, nervoasă și foarte iritată. Percepisco la mia mamma come prende questa energia, irritata e nervosa, e la butta dalla finestra. Dì ai tuoi genitori di buttare dalla finestra questo qui come hai fatto tu finché non scompare completamente. Foarte bine, spune-le părinților tăi să arunce această energie pe fereastră în același mod în care ai făcut-o și tu, până ce va dispărea complet. Dimmi cosa vedi. Spune-mi ce vizualizezi. Da, văd că dispare ca o stea așa care se stinge. Sì, vedo che scompare come una stella che si spegne. Ok, e adesso vediamo cosa succede. Forte bene, acum să vedem ce se întâmplă. Nimic. Niente. Non c'è nessuno? Non mai nimeni. Bene, adesso osserva il tuo futuro con queste nuove condizioni. Vai al momento in cui io sto parlando con te. Acum observă-ți viitorul cu aceste noi condiții ezoterice. Mergi la momentul în care eu îți vorbesc aici și acum pe Skype. Jasmine, siamo nel 2021, come stai? Jasmine, suntem în 2021. Ce faci? Cum te simți?
ușurată, mă simt ușurată, dar e ceva în univers, galaxie, ceva ce mă irită. Mi sento sollevata, però c'è qualcosa nella galassia, nell'universo che mi irrita. Adesso guarda me. Cumprivestemo. Mi vedi collegato con qualcuno? Mă vezi conectat cu cineva? No. Guardati, sei collegata con qualcuno? Privește-te pe tine. Ești conectato cu cineva? Con mamma. mamma. Io osservo la mamma. La vedi collegata con qualcuno? Osservo pe mamma ta, o vezi conectata cu cineva? Cu Con chi? cine? Vine să zic înger, dar eu îl văd demon. Mi viene da dire angelo, ma è demone. Però è quello stesso essere di prima o è un altro? Este aceeași ființă de puțin mai devreme sau altcineva? No, nu e altcineva. No, è qualcun altro? Vabbè, ed è questo che ti infastidisce? Acesta este cel care te irrita? Da, possibile, da. Sì, è possibile. Ok? Dì a tua madre di identificarlo per informazione genetica e di ricostruire la sua forma. Spune mamei tale se identifice ADN-ul și să-i ricostruiască forma. Dimmi cosa vedi. Și spunem ce vezi. Un crocodil văd sau ceva, da. Are coada ca un crocodil. C'è qualcosa che c'ha la coda come un coccodrillo. Ok, è un altro rettiloide, Ok, questo è un altro reptiloid, vedi? Adesso chiede a tua mamma se vuole eliminare, vuole distruggere questo essere come avete fatto prima, tanto tempo fa, con quell'altro. acum întreabă pe mama ta dacă dorește să distrugă această ființă exact în același mod în care ați făcut-o data trecută. Da, doar că nu știu unde să se ducă sau cum să facă. Ea o văd că țipă sau intenția ei de a scăpa de el, dar... Sì, solo che non sa come farlo, la sua intenzione Certo. è di strillare, di scappare. No, no, non si fa così. No, no, non si faccia ciò. La distruzione è un'altra cosa. Distruggere este altro. Quando tu elimini tutti i permessi che hai dato per stare nel tuo spazio, questo essere non può più stare nel tuo spazio e scompare. Diciamo che viene distrutto. Când tu elimini toate permisiunile pe care le-ai dat unei ființe să stea cu tine în spațiul tău energetic, acesta dispare. Să zicem, noi spunem distrugere, că l-ai distrus, dar el nu mai poate sta în spațiul tău pur și simplu. Quindi adesso di a tua madre di distruggerlo, di eliminare quei permessi che gli ha dato una volta. Acum spune mamei tale să îl distrugă, adică să anuleze, să retragă, să elimine toate acele permisiuni sau acea permisiune care i-a dat-o acestei ființe odată. Succede? Ce se întâmplă? Da, a numărat până la 3 și a dispărut. Sì, ha contato fino a 3 e è sparito. Bene, e adesso come vedi tua madre? Bene, acum cum o vezi pe mama ta? O văd bine, dar îngrijorată să nu mi se repete situația. La vedo bene, però preoccupata per non ripetersi questa situazione. Digli che elimini la preoccupazione, che è solo un'energia che lei produce. Nu, spune să elimine această preocupare, deoarece este doar o energie pe care ea singură o produce. Come la vede adesso? Cum o vezi acum? Da, molto mai bene. Sei molto meglio. Doar că io simt că ar trebui să îmi regenerez ceva la cap, simt niște vibrații exterioare, dar nu văd nicio influență.
Solo che io sento che mi dovrei restabilire qualcosa a livello della testa perché sento delle vibrazioni esterne, però non vedo niente. Aspetta, con calma. Adesso dimmi se senti ancora quel fastidio dalla galassia. Akum spunem dacă mai simți acea iritare din partea galaxiei. Ah, sono ca niște onde. Sì, sono come delle onde. Ok, da dove vengono? Bine, de unde vin? Cred că galaxie de asta îmi vine să spun galaxie, univers, de foarte departe simt. Credo che dalla galassia dell'universo, per questo mi viene da dirti così, vengono da molto lontano. Ok, andiamo lì da dove vengono emesse. Ok, mergem acolo de unde sunt emise. Dove sei? Unde esti? Văd ca un fel de tehnologie, arată ca o super mare antenă cu radio. Vedo una tecnologia, vedo un'enorme antenna con radio. E di chi è questo apparato? Ma irrita che mi appropri. Cui appartiene a questui. Cui appartiene a questo apparato? Questo apparecchio mi irrita quando mi avvicino. Al cui este? Non stiu, vado al tuo aripi. Non so, vedo solo due ali. Bene, al mio 3 ti appare davanti. Bene, la 3 si appare in faccia. Dice. 1, 2, 3. Chi vedi? Cavolo, questo c'è. È come una cavalletta. Una cavalletta. Ok, lasciami con la cavalletta. Ok, lasciamo quello che sta. Hola. Buona. Che Fai? faccio? Moncesco, tu? Lavoro tu? Io pure. Sì, io. Esattamente cosa fai? Ma exact ce faci? Controllo. Controllo. A chi? Vecine. Non ho accesso, spun. Non ho la permissione di dirtelo. No? Invece se ce l'hai. Dimmelo No? Bada, come se non hai? chi è? Spunem cine. Cine c'è? Chi cosa? Cine Chi è che te lo proibisce? ti interdice? Protocollo. Non posso, spun nimic. C'è un protocollo, non ti posso dire nulla. Lasciami col tuo capo. Lasciamo qui superiore il tuo. Hola. Cosa stai facendo? Che faccio? Cine esti? Chi sei? Calo. Tu chi sei? Tu cine esti? Cosa fai con quelle onde elettromagnetiche? Che faccio qua c'è le onde elettromagnetiche? Lui è un esperimento. Questo è un esperimento. Che esperimento? Qual è l'obiettivo? Și care este obiettivo acest esperimento? E connessione. Connessione. Cioè? Mai preciso? De connessione. Di connessione. Ok. Fai la prova su di me? Facci o provo per me? No, non posso. No, non posso. Perché no? Invece no? Ok, io lascio in pace. Ok, Terminiamo. la lascio stare, Raffia, facciamo finita. Peccine, A chi lascia stare in pace? la lasci in pace. Yeah. A lei. Lei chi? Peiacine. Isabel. Non conosco Isabella. nessuna Isabel.
Nu cunoaștem nicio Izabel. A chi lasci in pace? Pe cine lasci in pace? E perché vuoi lasciare in pace adesso che sono arrivato io? Și de ce vrei să o lasci în pace acum că am ajuns eu aici? Știi foarte bine de ce. Tu sai molto bene perché. Va bene, lasciami con Jasmine. Ok, lasciamo con Jasmine. Jasmine. Dov'è di Jasmine? Îl vezi, Jasmine? Com'è? Che forma ha? Cum este? Ce formare? Umana. Umana. Ok. Umano. Hai visto che appena siamo arrivati lì ha subito voluto lasciare stare? Hai văzut că imediat ce am ajuns acolo, imediat a vrut să lase totul. Da, este frică să-i distrugi munca și să se elibereze mai multe persoane. Sì, ha paura che gli distruggi il suo lavoro e che si liberano più persone. Infatti è quello che faremo adesso. De fatto, è chiaro ciò che vuoi fare ora. Adesso osserva tutti questi, a cui sta inondando con queste frequenze. Acum observo pe toți cei care inundă cu aceste frecvențe. Da, majoritatea tineri care ascultă un fel de muzică, văd că prin intermediul muzicii ajunge. Sì, la maggior parte dei giovani che ascoltano un certo tipo di musica, vedo che attraverso la musica arriva loro. Quanti sono? Cât sunt? No, 500 de mii. 500.000 Ok, attraverso la musica, eh? Ok. sonete, sonete, Allora, suoni, dei suoni. in mostra a tutti questi ragazzi quello che ha fatto a te questo mostro e che tu. Arată-le tuturor acestor tineri ce ți-a făcut ție acest mostru. E chiedi loro di alzare la mano chi vuole distruggerlo, chi vuole liberarsi di lui. Și întreabă-i pe toți aceștia ce spune-le să ridice mâna cine vrea să se elibereze de el și să îl distrugă. Da, cam 30% pentru că ceilalți sunt extrem de adormiți, îmi vine să spun. Circa 30% di loro hanno alzato la mano perché gli altri sono dormienti, mi viene da dirti. Benissimo, questo 30% al mio 3, insieme a te, lo distrugge. Foarte bine, acești 30% împreună cu tine îl vezi distruggere. Uno. Distruge permissione? Distrugge il permesso? Praticamente eliminando i permessi distrugge tutto quello che era legato al permesso. In pratica, distruggendo permissione, distrugge tutto ciò che era legato a questo permesso, accordo. La distruzione avviene sempre in ogni spazio privato, ognuno lo fa dentro sé. Distruggerea se întâmplă în fiecare dintre aceștia, în spațiul lor privat. Al mio 3. La 3. 1, 2, 3. Distrutto. Distrus. Dimmi cosa vedi, Jasmine. Acum spunem ce vezi, Jasmine. Am văzut o explozie în zona capului și chestii foarte transparente au fost distruse. Ho visto un'esplosione a livello della testa e delle cose trasparenti sono state distrutte. Bene, osservo quel 30% che ha distrutto. Come lo vede adesso? Osservo sì acest 30% dintre tineri, cum l-au distrus? Fiecare în modul lui, dar cam au același rezultat. Ognuno nella sua maniera, però tutti lo stesso risultato. Simt o mare ușurare în zona capului. Sento un enorme sollievo, leggerezza a livello della testa. Benissimo, adesso torna qui al presente, torniamo a noi. Acum întoarce-te aici în prezent și să ne întoarcem la noi.
come ti vedi? Come te visualizzi? Bene, bene, bene. Ti vedi collegata a qualcuno? Te mai avessi connettato a No, Cucineva? absolutamente Assolutamente no. Osserva tua madre, come la vedi? Observo per mamma taci, spunem come vesi. È emozionato. È emozionata. Osserva me come mi vedi. Eternec. Osservo me per mine, come vesi. Forte. Ok. E osserva adesso con queste condizioni il tuo futuro. A come osserva Svitoru qua queste condizioni? Văd mintea limpede, reușesc să mă odihnesc și să fiu atrasă de anumite pasiuni ce îmi dezvoltă părți frumoase din mine. Mi visualizzo con la mente limpida, riesco a riposare molto bene e visualizzo alcune passioni che inizio a. Ok. Florentina, tu vedi qualcosa? Florentina, dove ci va? Come No. come ti senti? te senti? Emozionata. Ok, è fatta. Gata, sei terminato. Adesso. Mulțumesc, mama. Mulțumesc, calogero. Mulțumesc, fetelor. Grazie, mamma. Grazie, calo. Grazie, ragazzi. Ok, adesso lasciami con Ani. Come la siamo qua, Ani? Ani, disconnetti. Ani, deconnettate. Disconnetti Ani. Come stai? Bene, Come ti senti? Bene, bene. adesso disconnettete entrambe da tutto e da tutti. Acum, deconectați-vă amândouă de toți și de toate. Io conto da 1 a 3 e a 3 aprite gli occhi. Io voi numera de la 1 la 3, iar la 3 veți deschide ochii. 1. Il corpo comincia a risvegliarsi. Corpul începe ușor ușor a se trezi. Il corpo si fa sempre più leggero. Corpul devine din ce în ce mai ușor. E ti senti bene. Și te simți bine. 2. Senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. Sinto sensazione di benessere in tutto il corpo. Sei felice. Ești fericită. E 3. Apri gli occhi. Și trei, deschideți ochii. Bueno, Florentina, non hai Da. visualizzato niente, eh? Non hai visualizzato assolutamente No, è mai greu, sunt indusă in ipnoză. So più difficile ad essere indusa in ipnosi. Ma hai sentito qualcosa a livello di sensazioni? Hai sentito ceva a livello casi sensati? Nu, a fost tot timpul lucidă, pot să zic. Nu știu dacă am simțit doar. Da, emoții în rest. No, sono stata Emoții. tutto il tempo lucida, ho sentito solo l'emozione. Ecco quello che dicevo, intendevo. Acest lucru vreau să spun. Deci ai simțit. Tu come stai, Ani? Come te simți, Ani? Bene, potrebbe. Ok, niente, adesso c'è solo da aspettare e vedere un attimo come reagisce fisicamente Jasmine. Acum trebuie să așteptăm puțin să vedem cum reacționează din punct de vedere fizic, Jasmine. Da, sper să-i fie bine. Eu cred în această ipnoză regresivă. Sì, spero che lei si senta bene. Io credo in questa ipnosi regressiva. Vediamo un attimo cosa succede nella sua parte subliminale e nella sua parte razionale, che è quello che più importa. Să vedem puțin ce se întâmplă în partea ei subliminală și în partea ei rațională, care este cea care este mai importantă. Va bene, intanto io chiudo la registrazione e ti chiedo se vuoi che si pubblichi questa sessione. Între timp am să închid această înregistrare și te întreb dacă dorești să publici această sesiune.
Da, se poate publica, cred că primești și eu un link ca să o mai pot viziona. Sì, si può pubblicare, però voglio anche io un Certo. link per poterla vi visualizzare. Certo. Ok. D'accordo, Frentina. Chiudo la registrazione, rimani lì. Ciao. Chi devo registrare, eravamo qui con noi, nu pleca. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado. O si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo, ¿eh? En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No. Significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico, pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones, ya no tengo problema. Ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado, esta vez también. Un saluto. Ciao. E benvenuti a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo del fenomeno della distruzione dell'entità in ambiente ipnotico. Ho visto e continuo a vedere operatori che lavorano agendo sull'entità, aggredendole, distruggendole. E in realtà esse sì, vengono distrutte. Spariscono.
Eh sì, pensano di aver risolto il problema, pensano di aver distrutto quell'entità che stava creando dei problemi e vanno avanti così. In realtà questo video lo registro proprio per dire che non è così, non si è risolto il problema e non si è distrutto assolutamente nessuno o niente. Tutto si modifica. La distruzione è una trasmutazione, una modificazione, una trasformazione. Un essere umano muore. Non muore l'essere umano, muore il suo corpo fisico. L'essere umano sta trasmutando, sta trapassando da una dimensione, la cosiddetta dimensione fisica, qualcuno la chiama la terza dimensione, o seconda o prima, dipendendo dai punti di vista, se dal minerale, dal vegetale, dall'animale o dall'essere umano. Comunque la dimensione fisica è lì si sì, muore, ma continua ad esistere in altre dimensioni. Può vivere anche in questa dimensione, interagire in qualche maniera con questa dimensione fisica, ma da un'altra prospettiva, da un'altra frequenza, da un'altra dimensione o da un'altra densità. Niente si distrugge, tutto si modifica, tutto trasmuta. Cosa succede quindi quando si distrugge un'entità in ipnosi? Succede che l'entità trasmuta, l'entità esce fuori da quell'ambiente ipnotico. Attenzione, esce fuori dallo spazio energetico della persona che sta effettuando il lavoro, diciamo dell'interferito, chiamiamolo così. Sì, noi siamo esseri, noi siamo una coscienza, noi siamo una volontà. Chiamiamo con diverse parole la stessa cosa, in funzione di quello che vogliamo dire, di quello che vogliamo spiegare. Possiamo chiamarci volontà, possiamo chiamarci coscienza. Possiamo chiamarci esseri umani, possiamo chiamarci calogero. Stiamo parlando sempre della stessa cosa. La volontà di un soggetto non è qualcosa di esterno, non è qualcosa che c'è o non c'è, ci può essere, non è qualcosa di esterno. È qualcosa neanche di interno, perché di interno potrebbe significare qualcosa, una terza cosa che esiste all'interno di un'altra cosa o di qualcun altro. No, è la stessa identica cosa. È l'essenza. Siamo noi. La nostra volontà siamo noi stessi. E noi abbiamo pieno potere in noi stessi, nel nostro spazio energetico. Qualsiasi cosa si muova, qualsiasi cosa succeda nel nostro spazio energetico o sfera energetica, succede per nostra esclusiva volontà. Vige solo ed esclusivamente la nostra volontà. Noi possiamo distruggere nella nostra sfera energetica qualsiasi cosa, cioè farla uscire fuori, non permettergli più di stare dentro. Però questa entità o questa qualcosa, questo qualcos'altro esce fuori dal nostro spazio energetico e continua ad esistere in altre dimensioni. Tutti siamo esseri multidimensionali, tutti. Solamente non c'è più il permesso di esistere in questa sfera energetica personale. Perché il problema non si risolve? Si può risolvere, ma può non risolversi. Ho sentito dire, Calo collabora con queste entità cattive, ha un patto con queste entità cattive, un patto di non belligeranza, un patto di non attacco, di non aggressione, lui le lascia libere. Sì, in un certo senso libera la persona interessata, gli apre questi portali, vanno via, ma continuano ad esistere. Continuano a fare quello che devono fare, continuano a dare fastidio ad altre persone. Perché non le distrugge? Perché non le elimina? Questa risposta o questa affermazione è indice di mancanza di consapevolezza e quindi di vulnerabilità all'interferenza esoterica.
Decisamente. Chi la pensa in questa maniera è, per forza di cose, un interferito. Perché? Perché sta permettendo a questa entità di esistere o di interferire con lui stesso, con lei stessa, con la persona stessa. In realtà, quando si distrugge qualcosa, la si sta facendo uscire dallo spazio, dallo spazio energetico. Quando qualcosa si lascia andare via per un portale, la si sta facendo uscire dallo spazio energetico. È la stessa cosa, sono modalità diverse, ma è la stessa cosa. Quindi si può distruggere? Certo, io non dico di no, assolutamente, anzi lo faccio spesso in sessione dipendendo dalla situazione. Ma è la prospettiva con cui si usa questa distruzione che cambia e che quindi può o non dare un risultato. Chi pensa che distruggere sia la risoluzione del problema sbaglia di grosso, anzi, si tiene il problema. Primo, perché sta dando la responsabilità del problema all'altro, a una cosa esterna, e quindi la deve distruggere. Mentre non ha capito che se quella cosa lì o quel coso lì quel qualcuno gli stava interferendo nel suo spazio energetico è perché lui, a causa della sua unica volontà che vige nel suo spazio energetico, gliel'ha permesso. Che non si ricordi o che per qualche motivo non lo creda o non lo pensi è un altro discorso, ma la volontà è la sua. E lo vediamo ogni giorno in sessione, che solo attraverso la volontà della persona interessata, dell'interferito, si risolve il problema. Dando la responsabilità del danno a un altro significa non aver capito questo e quindi si è costretti, diciamo così, a essere interferiti perché crediamo che è la volontà dell'altro che ci può creare un danno. Non siamo coscienti della nostra volontà, gli altri quindi possono manipolarla. Secondo, pensare di distruggere in questa maniera e annullare completamente qualsiasi problema a se stessi e agli altri è indice di mancata consapevolezza, di bassa consapevolezza, perché si pensa che il nostro potere sia assoluto. Sì, lo è, solo nella nostra essenza, nella nostra sfera energetica, non in altri posti. E se no, chiaro, anche gli altri potrebbero fare con noi quello che vogliono senza bisogno di chiederci il permesso, senza tener conto della nostra volontà. Perché tanto sono onnipotenti anche nelle sfere energetiche, nelle essenze, nelle coscienze degli altri. Non è così. Distruggere significa farlo solo nel tuo spazio energetico, che tu qualcuno non lo veda più perché l'hai distrutto e perché non lo vedi più all'interno di te stesso, ma continua ad esistere come essere immortale e multidimensionale, cui siamo tutti. Quindi manca di questa conoscenza esoterica fondamentale per capirne i meccanismi basici ed evitare l'interferenza. Per questo siamo interferiti, perché ci mancano queste nozioni e perché le vediamo, vediamo la situazione in questi termini. E tanti operatori lavorano e operano su questi termini. Neanche loro hanno questo grado di consapevolezza che può portare alla risoluzione, a dare lo strumento per la risoluzione del problema realmente. Stanno agendo completamente in maniera sbagliata, magari in buona fede sicuramente, però lo strumento non è corretto. Lo strumento della distruzione funziona solo quando se ne è capito il meccanismo. Tra l'altro questo distruggere, nel caso di un inconsapevole, è mosso sempre da un'azione alimentata dalla rabbia o dalla paura, è un metodo di difendersi. Quindi si utilizza in ambienti di basse vibrazioni, che non fanno altro che appoggiare un sistema di interferenze, perché le condizioni sono fertili per questo tipo di relazioni interferente-interferito. Quindi abbiamo uno stato emozionale che lo promuove e che deve essere cambiato. Abbiamo un livello di consapevolezza che non ci permette di comprendere cosa realmente sta succedendo e quindi diamo la responsabilità dell'interferenza all'interferente, perché non si è capito ancora che il processo è assolutamente volontario.
perché siamo esseri onnipotenti. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etcétera, no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces, ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué hace sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad persona, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada. Pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él. Y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego desde el nacimiento un color? Es imposible. ¿Os das cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva? ¿Cuál es el producto de aquella sesión?
Si vas a creer todo aquel que sale de la sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja, una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva nos da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande? Quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano. E di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, cioè, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne emetta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia,
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.